Questo è il testo che ci interessa. Io ve l'ho già strutturato. In italiano, eccolo qui. In italiano voi lo trovate dalla linea 41 alla linea 49. Osserviamo prima l'italiano. Poi vi accorgerete che il greco è più facile, come al solito. A voi, infatti, ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che. Hoti. Vi è chiaro l'equivalenza fino a qua? Bene. Adesso osservate la chiarezza del testo greco, anche se non lo capite. Guardate i disegnetti, è già sufficiente. Epeita, epeita. Stessa parola, vero? In italiano siamo spiazzati perché sono due espressioni diverse. In greco no. In greco vedete immediatamente che si tratta dello stesso vocabolo. Qui, in italiano, è impossibile pensare che in seguito sia legato a inoltre. Se il traduttore avesse conosciuto la struttura del testo greco, avrebbe dovuto dire: in seguito apparve a più di 500 fratelli, in seguito apparve a Giacomo. Chiaro? Perché se deve rispettare il testo greco, la parola è la stessa parola, la stessa traduzione. Sì? Se io trovo in ebraico imka, imka, tua madre, non posso prima tradurre tua madre e poi tradurre la tua genitrice. Oh, la fantasia permette tutto. La correttezza di traduzione è lo stesso, perché dire tua madre e tua genitrice è la stessa cosa. Sì, ma tu non stai traducendo solo dei concetti, stai traducendo anche un testo che possiede una forma. E per quanto è possibile, nella lingua di arrivo ci deve passare anche la forma. Per quanto è possibile. Bene. Immediatamente, stiamo un momento al greco. Immediatamente voi notate che qui ci troviamo di fronte a un testo che è diverso da questo qua. Lo vedete a occhio. Non occorre conoscere greco. In italiano si vede. Questo testo è diverso da questo. Perché? Questo testo è una anafora, è una ripetizione sempre della stessa espressione. Anafora è un ridire, è tipico del linguaggio dei preti. La sua bontà ci ha colpito, la sua bontà ci ha meravigliato, la sua bontà... Daila con la sua bontà... Questa è un'anafora. Se voi notate, la particella si ripete continuamente, è un'anafora, perché poteva benissimo dire... Anch'io ho ricevuto, cioè, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, virgola, fu sepolto, virgola, è risorto il terzo giorno secondo le scritture, virgola, apparve a Cefa e quindi ai dodici. Invece no. Tutun, tutun, tutun. Qua non avete la particella che si ripete.
Dunque, voi qui vi trovate di fronte un testo, questo è un altro testo. Cioè, è un'altra cosa rispetto al testo precedente. Che cosa lega questo secondo testo al primo, a questo qui? Provate ad osservare. Questo viene chiamato vocabolo gancio. Il secondo testo si allaccia al primo testo solo attraverso la ripetizione di questa parola. Ma è un altro testo. Bene. Abbiamo individuato questo testo tenendolo separato dal suo fratellino e noi ci chiediamo da dove viene. E allora prestiamo attenzione a questa espressione. Tradizione. Vi ho trasmesso, paredoca, da questa parola, questo verbo, voi avete il de verbale paradosis, che viene tradotto in latino traditio. Noi cristiani abbiamo la rivelazione per mezzo della scrittura e della tradizione. La tradizione che cos'è? Questa. Vi ho trasmesso quello che anch'io, parelabon, ho ricevuto. Ricordatevi che Paolo parla senza Vangeli. Allora la domanda è, questa bella cosuccia che lui sta scrivendo non è sua. Lui la sta trasmettendo e in passato l'ha ricevuta. Allora uno che sa leggere con attenzione il testo dice, bene, che genere letterario è questo qui? Dopo aver fatto tutte le sante analisi, questo è un credo storico di tipo battesimale. Noi, quando diciamo il credo oggi, facciamo un po' di filosofia e un po' di storia. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra. Tu eri là? E poi, su Gesù Cristo, invece, facciamo la storia. Patì sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, risorto il terzo giorno, secondo le scritture, eccetera. Poi, ritorniamo al pensiero teoretico. Dopo lo Spirito Santo, che ha parlato per mezzo dei profeti, incomincia un'altra volta il pensiero filosofico-teologico. Padabam! Credo nella Chiesa, credo nella Chiesa, una santa cattolica apostolica, solo battesimo, perdono dei peccati, non c'è storia. Sono affermazioni teologiche. Noi siamo abituati dunque a un credo che è un mix, dove avete affermazioni teologiche e narrazione storica. Nel mondo biblico non esiste questo tipo di credo. Il credo del mondo biblico è sempre racconto storico.
più antico probabilmente racconta, credo che noi abbiamo nell'Antico Testamento, io ho sempre un po' di patema d'animo perché non so se si riesce a vedere bene da laggiù un testo così piccolo. Ma se voi prendete Deuteronomio 26, tu pronuncerai queste parole davanti al Signore tuo Dio. Mio padre era un arameo errante. Non c'è niente di filosofico, è un racconto. Mio padre era un arameo errante. Scese in Egitto, stette come un forestiero con poca gente, vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressione. Il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente e con braccio teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi, e ci condusse. Questo è il contadino che sta presentando la decima all'altare del Signore, nel santuario. E ci condusse in questo luogo e ci diede questa terra dove scorrono latte e miele. Ora ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato. Questo è il credo storico di Israele, probabilmente uno dei più antichi. Lo dice Gerhard von Rad in un grossissimo studio, due bei volumi. Cosa c'è di teoretico? Niente. Niente. Si racconta. Se noi andiamo in un libro antico testamentario recente come il libro di Neemia, al capitolo 9, questo credo storico è diventato un lenzuolo. Perché è chiaro, deve raccontare tutte le nefandezze che hanno fatto il Regno Unito con i due re, Saul, Davide e Salomone, deve raccontare tutto quello che Dio ha fatto invece per questo popolo nefando durante il periodo del Regno Unito, durante il periodo dei due regni paralleli, il Regno del Nord e il Regno del Sud, come Dio ha dato quattro scappellotti spedendoli in esilio e poi li ha riportati in Palestina. Narra tutto questo. Narra. Questo è un credo storico. Nel Nuovo Testamento noi abbiamo altri testi che esprimono la fede, ma non in questo modo. Per esempio, se noi prendiamo la lettera ai Filippesi, capitolo 2, versetto 6, questo è un inno cristologico che Paolo copia. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini, dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo esaltò, gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore a gloria di Dio Padre. Qual è lo Sitzinleben? Il battesimo? Ma neanche per scherzo. In questo testo esce fuori il perdono dei peccati. Sì o no? No. Allora non può essere battesimato. Questo probabilmente era un testo eucaristico. Era un atto di fede che si faceva durante l'Eucaristia. Mentre invece il nostro è un atto di fede che si fa durante il battesimo. Anzi, lo fa il battezzando prima di essere immerso nella vasca. Vi è chiaro? Allora,
stando così le cose, torniamo a fare un po' di storia. Qui Paolo scrive la letteratura ai Corinzi, poi capirete perché parlo così, e dice: vi ho trasmesso quando la prima volta che Paolo arriva a Corinto. Noi sappiamo che Paolo arriva a Corinto nel 51. Perché? Ve lo spiegherò. Allora, lui qui sta scrivendo la lettera e dice: vi ho trasmesso quando? Nel 51. Quello che anch'io ho ricevuto, ma se questo è un credo battesimale, Paolo quando lo ha ricevuto, cioè quando lo ha imparato? Quando è stato battezzato e lui si converte nel 36-37. Allora, questo testo è precedente la conversione di Paolo. Noi siamo partiti dalla redazione scritta e siamo arrivati alla tradizione orale. Quello che a noi interessa di questo testo, o dunque questo testo è ricchissimo, ma quello che a noi interessa di questo testo è questo verbo. Quello lì. Perché il nostro obiettivo è entrare dentro a questo mistero per quanto è possibile. Ora, tenete presente che il credo che qui noi abbiamo è pubblico, perché viene insegnato al catecumeno, non a chi è già battezzato, ma a chi deve essere battezzato. Quindi viene insegnato prima del battesimo. E dunque è un testo pubblico, perché chi è catecumeno non automaticamente diventerà cristiano, perché nella fase di preparazione può benissimo ritirarsi. Noi dunque abbiamo un testo che Paolo impara qui, ma che lo precede. Quando è nato questo testo? Beh, è molto semplice. Se Cristo muore e risorge tra il 7 e il 9 di aprile del 30 d.C., è chiaro che questo testo io lo devo inserire in questo periodo, prima della morte e resurrezione di Gesù. Non posso inserirlo, non c'è, è impossibile. Mi spiego? Quindi io sono riuscito, attraverso l'esegesi, a delimitare il tempo in cui questo testo può essere nato. Non può essere nato prima del 30, perché è ovvio, e non può essere nato dopo il battesimo di Paolo, altrimenti sarebbe incongruente scrivere: vi ho trasmesso quello che io ho ricevuto. È importante stabilire questo aspetto storico, perché qualcuno dice: Don Renato, che paio di orecchi. Tutto un discorso per stabilire sta roba qua. Sì, è importante, e adesso vi spiego il perché. In questo caso, il primo problema è il controllo sociale. È uno degli elementi fondamentali della critica storica. Un documento che mi parla di un avvenimento, se è distante 4 secoli, quel documento non vale molto. Se c'è l'avvenimento e la prima testimonianza
La trovo 4 secoli dopo. Quanto è importante questo documento? Apollonio di Tiana. La prima biografia di Apollonio di Tiana è di 4 secoli dopo. E non c'è nessun elemento per poter dire che c'è stata una tradizione orale. Ci sono stati dei ricordi trasmessi oralmente, questo sì, ma una biografia di Apollonio di Tiana noi non la troviamo prima. È vera o è un'invenzione? Sono 4 secoli. Se io invece ho l'avvenimento e dopo poco tempo ho un testo che me ne parla, questo testo è inserito nel tessuto sociale dove ci sono persone che sono stati testimoni dell'avvenimento. E quindi queste persone possono controllare il testo e dire sì è vero, no non è vero. Questo si chiama controllo sociale. Ed è uno degli elementi fondamentali per parlare di storicità. Non è l'unico, ma è un elemento fondamentale. In questo caso, noi abbiamo un testo che è pubblico ed è inseribile tra il 30 e il 37. Dunque, il tessuto sociale dove questo testo era inserito era un tessuto sociale che aveva controllato la morte di Cristo e, scusate l'espressione molto studentesca, il repetom che ne era successo. Perché si parla di repetom, cioè di guazzabugli o di cose inquietante? Perché nel Talmud, che non è certamente stato scritto dai cristiani ma dagli ebrei, si parla di questo disastro. E si dice che questo Gesù di Nazareth è stato ucciso e i suoi ripetono che sarebbe risorto. Lo dice il nostro amico Giuseppe Flavio. I suoi lo predicano come risorto. C'è dunque questa informazione storica. Giuseppe Flavio la svaluta dicendo i suoi lo predicano come risorto. Mi va bene, ma la informazione c'è. Ed è controllabile. Questo è importante. Nella seconda parte della nostra riflessione entreremo dentro a questo testo e ci accorgeremo che è un testo micidiale. 10:45, 11 meno un quarto, vediamo se riusciamo a trovarci.